Ritrovati, nuovo appuntamento con Focus Cultura, che vogliamo cominciare raccontandovi una bella storia. L'8 dicembre, come sapete, a Rennes c'è stato il concerto sold out di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Ebbene, c'è un retroscena che non tutti conoscono, che ci piace invece raccontare. Una donna, una ospite della Casa Rifugio della Fondazione Roberta Lanzino, ha espresso il desiderio di vedere il concerto, di conoscere l'artista. Ebbene, questa persona è riuscita non solo ad avere una poltrona tutta per sé all'interno del teatro, ma ad entrare in camerino, ad essere accolta da una grande artista come Fiorella Mannoia, che ha detto di conoscere la storia di Roberta e la fondazione Roberta Lanzino. D'altronde Fiorella Mannoia ha un'attenzione da sempre molto particolare al mondo femminile e alle dinamiche, e in questo contesto che stiamo vivendo, un contesto sociale difficile, un contesto in cui i messaggi sono importanti anche dal palco di Rennes, ha lanciato il suo. Ma vediamo. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi, e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo a parlare di musica. Lo facciamo con una giovane cantante, anzi cantautrice calabrese, perché il brano che sentirete, che è uscito proprio in questi giorni, l'ha scritto lei. Lei si chiama Laura DJ Lo, sicuramente la conoscerete, a lei auguriamo la stessa fortuna e anche, come dire, lo stesso percorso di Fiorella Mannoia. Lei ha scritto questo brano per le feste, lo sentirete. È un brano molto molto allegro, Natale che arriva, si chiama Una ventata davvero di spensieratezza, il brano prodotto da Arianna Tomaselli e Marco Passerelli presso il TAP Lab. Qualche soltanto nota biografica rispetto a quest'artista, il cui vero nome è Laura Rizzuti, che è laureata in conservazione dei beni culturali e docente di storia dell'arte, ma da sempre ha la passione per la musica. Ha debuttato come cantautrice con il suo primo inedito dal titolo Sushi Bianco, che ha totalizzato quasi 15.000 visualizzazioni su Spotify. Ma sentiamo la stessa cantautrice ai nostri microfoni e poi il brano che ci farà ballare in queste feste natalizie. Ciao a tutti, sono Laura DJ Lo e sono qui per presentarvi il mio inedito tutto natalizio dal titolo Natale che arriva, uscito il 1° dicembre, con la produzione della TAP Lab Studio di Arianna Tomaselli e Marco Passarelli con l'etichetta Orangol Records. Che cosa vuole
esprimere il mio brano, la gioia del Natale e soprattutto quella voglia di ritornare bambini che solo l'atmosfera natalizia ci può regalare. E infatti, proprio in una frase della mia canzone, ricordo un momento della mia infanzia. È una chicca solo per voi amici di Tenny. In questo brano ci sono le voci dei miei bambini. Grazie e ascoltate Natale che arriva su tutte le piattaforme digitali e su YouTube. A presto, ciao! Natale che arriva, i sogni riempie già. Natale che avanza, il cuore presto sveglierà. Natale che arriva, le nostre notti illumina. Con la stella in cielo che brilla forte dentro me. Entriamo in quello che è il percorso della nostra trasmissione, il percorso classico con la squadra che ormai ci accompagna da mesi. Il primo contributo è quello di Elena Giorgiana Mirabelli, che con le sue tecniche di scrittura ci aiuta a costruire le nostre storie, a mettere in ordine i nostri pensieri. In tanti ci dite di aver provato a mettere nero su bianco, seguendo i suoi consigli, ciò che è dentro e ha bisogno di venire fuori e di essere inciso sulla carta bianca. Seguiamola. C'è un genere che in qualche modo è molto più cinematografico in realtà che narrativo, un genere che più di ogni altro riflette su quelle che è la condizione del corpo, riflette sul corpo, le sue modificazioni, le sue trasformazioni, e nello stesso tempo fa in modo che questa trasformazione corporea sia un simbolo di trasformazioni che hanno a che vedere non solo con la società, ma anche con le modificazioni psichiche e i cambiamenti psichici. Questo genere è il body horror. Il body horror, che nella cinematografia ha esponenti, fra i più grandi esponenti è Cronenberg, è un genere, appunto, si pensa ai film come La Mosca, ma anche Videodrome, in cui le questioni, appunto, del corpo diventano segno di riflessioni di altra natura. Riflessioni come quelle della appunto della identità, come nel caso della mosca, del controllo di determinati tipi di sistemi, come nel caso appunto, e di come anche le tecnologie possano influenzare il nostro modo appunto di percepire le cose, come in Videodrome, nel caso specifico di Videodrome, il mezzo appunto televisivo. Un autore nella in scrittura che fondamentalmente riflette su tali questioni, e non a caso un suo romanzo è stato appunto adattato da Cronenberg, è Ballard. Ballard, che è un autore molto attento a uno spazio al cosiddetto spazio interiore, cioè l'inner space, molto attento quindi alle questioni che attengono all'interiorità. Con uno scritto, il romanzo Crash, rappresentato anche la dimensione del corpo e le trasformazioni che il corpo hanno in relazione agli incidenti stradali, ma ha rappresentato queste trasformazioni come il simbolo di quelli che sono gli impulsi sessuali incontrollabili. Questo per dire cosa? Che nella scrittura ragionare su determinati tipi di temi e soprattutto scegliere anche i generi e lavorare sui generi, il genere del fantastico in tutte le sue varie declinazioni, permette ad un autore di riflettere su questioni appunto filosofiche, questioni anche psicologiche, in maniera più visionaria
e per questo motivo anche più ficcante. La prima settimana dopo l'incidente era stato un groviglio di dolore e fantasie morbose. Dopo le banalità dell'esistenza quotidiana, con relativo bagaglio di silenziosi drammi, tutta la mia esperienza organica in materia di risposta a lesioni fisiche s'era trovato per un pezzo offuscata o annullata. Lo scontro era stata l'unica esperienza concreta che avessi vissuto da anni. Per la prima volta mi ero trovato a misurarmi fisicamente col mio corpo, enciclopedia inesauribile di dolori e scariche, con lo sguardo ostile di terze persone, con la morte vera di un uomo. Dopo tanto bombardamento propagandistico sulla sicurezza stradale, era quasi un sollievo trovarmi protagonista di un incidente reale. Intimidito come tutti dalle arringhe cartellonistiche e dai film televisivi su incidenti immaginari, avevo provato un senso di disagio dinanzi a codeste troppo anticipate prove dell'orrido apogeo della mia vita e un disagio non meno vago al pensiero che questo dovesse compiersi su un'autostrada o a un incrocio stradale noto unicamente ai realizzatori di tale genere di film. Altro momento molto atteso, soprattutto dalle famiglie, è quello che ci dedica tutte le settimane Assunta Morrone, che sceglie per noi i libri che fanno crescere, i libri dedicati ai bambini e ai ragazzi, perché è dimostrato, lo dice la scienza, che la formazione in quell'età è fondamentale poi per lo sviluppo evolutivo e quindi per la formazione della personalità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che diventeranno uomini e donne. Quindi la lettura come strumento di formazione, e Assunta Morrone ci dà gli strumenti giusti, quindi i libri giusti da leggere. Vediamo. Facciamo parte di un gruppo di persone che amano gli albi illustrati. In queste settimane abbiamo tentato in tutti i modi di far passare questo nostro modo di amare la lettura. Perché ci piacciono gli albi illustrati? Perché sono brevi, ma nello stesso tempo approfondiscono temi importanti. Sono anche molto veloci nella narrazione, ma i colori delle illustrazioni ci fanno arrivare davvero lontano. È il caso di un libro che abbiamo scelto oggi per voi, per i tipi di terre di mezzo, una casa editrice che ci ha già abituato ad albi particolarmente intensi. E allora si tratta della Valle dei Mulini. La Valle dei Mulini è un libro che racconta una storia che ci piace perché è veramente attuale, al passo coi tempi. Nella Valle dei Mulini c'è un posto meraviglioso dove tutti sono veramente felici, ma a un certo punto arriva una macchina che permette di costruire tutto quello che c'è da costruire, quello di cui gli abitanti del posto hanno bisogno. Grazie a questa macchina quindi si realizza tutto. E i sogni? Beh, i sogni svaniscono. I sogni svaniscono perché non ce n'è più bisogno. I sogni svaniscono perché la macchina pensa a tutto. Forse però dobbiamo trovare una soluzione per recuperare i sogni. E allora proviamo a riflettere con i nostri bambini, i nostri ragazzi, facciamolo anche noi adulti. Il testo è di Noella Blanco, le illustrazioni della bravissima Valeria Docani. Cerco di volare, voglio ballare con le nuvole, vedere il mondo all'incontrario, risponde il gigante. Volare? Si meraviglia la sarta. Sì, ogni giorno provo a costruire delle ali che mi possano portare fino al cielo. Anna sorride. Anch'io ho conservato i miei sogni. Ti cucirò un abito per volare. C'è bisogno delle parole. Le parole sono anche come balsamo sulle ferite, lo constatiamo in tanti momenti. Le parole aiutano a sottolineare quelli che sono i momenti importanti, i momenti di gioia, ma aiutano
anche nei momenti meno che non vorremmo vivere, quindi i momenti di dispiacere, i momenti di dolore, ci aiuta a distinguere le parole da dire e quindi anche le parole da accogliere. In entrambe le fasi della vita, la nostra dottoressa Francesca Gulino, che devo dire sta ottenendo molto molto consenso, e la ringraziamo per essere con noi. Senti i consigli di oggi. Buon pomeriggio a tutti, stiamo parlando di stili di attaccamento. Guardate questa immagine, ritrae una madre africana che ha il suo bambino che porta sempre con sé. Diciamo che un po' si distingue dalle madri dell'era della globalizzazione, quindi ha la possibilità di aver sempre addosso il suo bambino, e questa madre viene definita brava perché quando il bambino ha bisogno di fare la pipì, lei lo mette giù e quindi è sintonizzata persino sui bisogni fisiologici del bambino, no? Quindi è detta proprio una madre brava perché non viene mai bagnata dal proprio bambino. Questo è lo stile di attaccamento sicuro, non è frequente. Che genitori ha avuto un bambino o una bambina che sviluppano uno stile di attaccamento sicuro? Dei genitori che si sono sintonizzati. Io userei proprio questo termine. Parliamo prima della madre perché nella fase primaria è la madre che è preminente. Una madre attenta, una madre che si sintonizza sui bisogni del proprio bambino e li appaga. È una madre accogliente, una madre non giudicante, una madre che tollera, riesce a muoversi bene nello spazio emozionale che si crea tra lei e il proprio bambino e riesce ad accogliere le emozioni tutte del proprio bambino. Questo bambino, questa bambina interiorizzeranno questo sguardo benevolo della madre, cioè continueranno a guardarsi da adulti con questa benevolenza che rimane nella loro anima proprio come un motore che produce sempre e costantemente autostima. Quindi guardate che meraviglia che è capace di fare la natura, e quindi un uomo che ha avuto questo imprinting o una donna, come si comporteranno nelle relazioni d'amore? Instaureranno veramente delle relazioni alla pari, perché sentiranno di essere meritevoli d'amore e quindi sapranno amare e ricevere amore rispettando, ascoltate bene, i propri confini, il proprio confine, e quindi muovendosi quasi come in una danza tra quello che è una grande intimità della relazione e la propria autonomia. Quindi saranno adulti non scevri da problematiche, perché le problematiche in una relazione fanno parte della vita, però non scapperanno dalla relazione, ma affronteranno insieme i problemi. Quindi attenzioniamo la maternità, grande aiuto alle mamme, accoglienza. Quando nasce un bambino è l'intero villaggio che deve prendersene cura. Quindi svilupperemo il tutto nelle prossime puntate. Per ora una buona continuazione di questo periodo d'avvento, di questa attesa. È importante saper stare nell'attesa. Grazie, a sabato prossimo. C'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte che cominciamo con la poesia. Aldo Mazza ci sta facendo percorrere strade inesplorate che ci aiutano ad entrare in quello che è l'Olimpo dei poeti, quelli meno conosciuti, quelli molto famosi, ma anche i talenti nel nostro territorio, e lo ringraziamo per il lavoro che sta conducendo proprio per Focus Cultura. Lui la linea.
Ben ritrovati e grazie molte per aver deciso di seguirci anche oggi, è davvero un piacere. Per questa puntata avevamo pensato e preparato dell'altro, ma abbiamo cambiato idea e programma per lasciare spazio ed omaggiare una grande poetessa che ci ha lasciato qualche giorno fa, Louise Gluck, premio Nobel per la letteratura nel 2020, poetessa americana, paragonata spesso ad Emily Dickinson per la sua scrittura semplice ed evocativa. Nata a New York nel 1943 da genitori ungheresi, Louise Gluck ha collaborato con le più grandi riviste americane, vincitrice nel 1993 del premio Pulitzer con l'opera Lirisi Selvatico. Nel 2003 riceve una delle massime onorificenze americane in campo culturale, ovvero la nomina a poeta laureato, conferita dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Le sue poesie, a dire il vero, non sono molto conosciute in Italia perché, a parte poche eccezioni, tra cui proprio l'Iris Selvatico, quasi tutta la sua produzione non è stata tradotta. Ne esistono infatti poche e, considerando che sono tutte in inglese, che è ovviamente la sua lingua madre, risultano poco accessibili ai più, quantunque il suo linguaggio sia di solito piuttosto piano e trasparente. I temi dominanti della sua poetica sono sempre la quotidianità, le mura domestiche e i suoi lati personali. Dotata di un talento purissimo, mostra nelle sue liriche una spiccata capacità di presentare e ridipingere momenti familiari semplici. Ed oggi vogliamo proprio ricordare la sua scrittura, proponendovi una poesia che odora dei colorati profumi dell'infanzia e del ricordo. Un viaggio a ritroso nel tempo da parte dell'autrice a ripercorrere quei viali azzurri della memoria, rivivendo attraverso i vetri ingialliti del passato momenti indimenticabili, unici. La poesia si intitola Nostos e, come il viaggio di Ulisse nell'Odissea, narra un ritorno a casa e racchiude quindi la nostalgia, il desiderio sofferto e la voglia di ritornare finalmente alle proprie cose, ma soprattutto ritornare a se stessa. La protagonista è una donna che torna dopo molti anni nei luoghi della sua infanzia e qui ricorda il semplice paesaggio che vedeva dalla sua finestra quando era bambina e rammenta addirittura una circostanza bizzarra: l'albero davanti a casa che fioriva sempre immancabilmente il giorno del suo compleanno, come per dare un senso di continuità, di persistenza, mentre tutto intorno a lei si trasformava, compreso il suo corpo che crescendo la portava a diventare donna. È una poesia tutta da scoprire e da assaporare. Grazie molte a tutti e alla prossima. Ciao! In giardino c'era un melo e questo sarebbe 40 anni fa, dietro solo prati, macchie di crocchi nell'erba umida. Io stavo alla finestra, fine aprile, fiori primaverili nel giardino del vicino. Quante volte davvero quell'albero è fiorito per il mio compleanno? Proprio quel giorno, voglio dire, non prima e non dopo, l'immutabile che prende il posto di ciò che muta, che evolve, l'immagine che prende il posto della terra inesorabile. Cosa so di questo luogo, il ruolo dell'albero per decenni, preso adesso da un bonsai, dalle voci che si levano dai campi da tennis, terreni, il profumo dell'erba alta appena tagliata, quello che ci si aspetta da un poeta lirico d'altra parte. Guardiamo il mondo una sola volta, nell'infanzia, il resto è ricordo. E Pino Sassano invece ci porta al di là del Mediterraneo. Abbiamo cominciato con lui questa collaborazione per sperimentare quelli che sono gli intrecci mediterraneo, due culture che si osservano, due culture che hanno molto in comune ed anche dei personaggi famosi in comune. Oggi parleremo di un'attrice, icona dell'italianità, che è Sandra Milo, e appunto Pino ci racconta perché, ci racconta nei percorsi delle pagine, dei libri, che cosa è significato per entrambe le sponde del Mediterraneo. Intrecci mediterranei di questa settimana incontrano un altro personaggio emblematico del legame tra Tunisia e Italia. Si tratta di Sandra Milo.
L'attrice nasce a Tunisi 90 anni fa e, come già Claudia Cardinale e Nicola Pietrangeli, riesce a segnare l'immaginario degli italiani di questo secolo e del precedente. Come loro, irrompe nel mondo del jet set internazionale partendo dall'esperienza di italiani nati in Tunisia e costretti ad espatriare, paradossalmente, proprio in Italia. Le guerre e le conseguenze dell'indipendenza tunisina li accomunano in questo viaggio con i tanti italiani di Tunisia e allo stesso modo di tanti meno noti di loro esercitano indomabilmente la loro longeva energia vitale. Eppure scrivono libri. Nelle volte scorse abbiamo parlato infatti dei loro libri per lo più recenti. Quello di Sandra Milo, Amanti, edito da Pironti diverso tempo fa, è però esemplare dei tanti percorsi che si intersecano nella storia che unisce Italia e Tunisia. Riguarda gli amori di una donna, figlia di un siciliano che mette famiglia a Tunisi, e povero parte per la guerra. Quando ritorna, incontra sua figlia Sandra per strada e non la riconosce, chiedendo le indicazioni per raggiungere casa. Sandra, appena può, da quella casa parte per l'Italia costruendosi una storia che incontra la storia, con la S maiuscola, dell'ultima Italia. Lo fa da par suo, calcando le scene ai fronti dell'amore, tra questi anche quelli con politici che, come Bettino Craxi, richiamano ulteriori rapporti con la Tunisia e in particolare con Hammamet, città della libreria Livre Plus che ci ospita. Per non parlare di quello significativo per i telespettatori calabresi e cosentini con Giacomo Mancini, un ulteriore intreccio mediterraneo tra Tunisia, Italia, Calabria e Cosenza. Intrecci di vite che nel suo libro Sandra Milo approfondisce con fresca leggerezza, sapendo che per dire cose serie non è necessario essere seriosi. Così, considerando questo un augurio anche per le nostre future trasmissioni, ci diamo appuntamento agli intrecci mediterranei della settimana a venire. Il mio amore per Bettino Craxi è stato profondo e sensuale. Ha mancato soltanto di tenerezza perché i tempi e le circostanze non ci hanno permesso di addolcire quelle ruvidezze che il sesso inevitabilmente si porta dentro. Lo amavo anche se lui probabilmente non mi amava. Andammo avanti qualche anno finché io, non riuscendo più a resistere, decisi di lasciarlo. Lo lasciai come amante, con qualche rimpianto ma anche con un sorriso. Durante quel che fu il nostro ultimo incontro di letto nel suo appartamento al Raphael, ricordo quando mi rivolse contro, furioso e insoddisfatto. Per vederti ho dovuto lasciare frettolosamente Amintore Fanfani. Fanfani allora era presidente del Senato e lo aveva convocato privatamente nel suo studio. Risi di gusto e pensai, anche i grandi uomini, e Bettino era un grande uomo, sono buffi. Aveva raccontato di Fanfani come se mi avesse preferito a Miss Universo. Oggi abbiamo parlato poco forse di libri da consigliare, di letture, letture per i weekend, letture in questo periodo che si apre, che è quello delle feste, quindi avremo più tempo per noi stessi, di conseguenza per chi ama leggere più tempo da dedicare ai libri. Allora seguiamo Antonio Sergi, che è sempre molto severo, rigoroso nello scegliere i testi da sottoporre alla nostra attenzione. Roberto Pazzi, nella Doppia Vista, narra la storia di un maturo scrittore che si sveglia una mattina in uno stato di grande confusione, non ricorda più chi sia e incomincia a confondere i personaggi dei suoi numerosi libri, quelli già pubblicati ma anche quelli che medita di scrivere. Lucifero e San Francesco d'Assisi, ad esempio, si mescolano con la sorella Emilia, il padre, l'amatissimo amico Sandro. La Doppia Vista, proiettando la sua ambiguità su invenzioni letterarie e affetti privati, gli farà temere di essere in procinto di concludere la sua avventura terrestre, minacciata da una grave malattia e poi finita e aperta come quelle dei suoi personaggi di carta. Sarà una fra le più belle di queste figure, un'imperatrice romana del tardo impero, a venirgli in soccorso, aiutandolo a conciliare vissuto e immaginato, presente e passato. La verità è che un inconfessabile desiderio non li abbandona mai.
Gli angeli vorrebbero domandare quale sia, ma il Signore li previene. L'immortalità della carne la sognano sempre. Non basta agli uomini quella dell'anima? No, non basta. È questa che a loro manca. E non si fidano della promessa di ottenerla solo quando chiuderò il volume del tempo. Gli angeli ascoltano il Signore, pensierosi, mentre lo vedono distogliere lo sguardo alla terra. Non conserverà un debole per gli uomini, creature prive di ali, incline a guerre fratricide, pronte a tradire quanto portate a mentire, illuse di rubare alla scienza la forza per sostituirsi a Dio, dimentiche di quando, nel bisogno, avevano ricevuto aiuto, lo rifiutano a chi fugge dalla guerra e dalla fame. Gravate da un corpo che costringe alla solo ottusa conoscenza dei sensi, non le ha forse create inferiore a noi il Signore che siamo puri spiriti? Perché allora rammaricarsi tanto dell'inaffidabilità degli uomini? E in questa settimana è arrivata una doccia fredda per Cosenza. Il Ministero della Cultura ha pubblicato in anticipo, in verità, l'elenco delle 10 città finaliste per concorrere al titolo di Capitale della Cultura 2026. In realtà Cosenza era anche entrata nel novero delle 16 città selezionate ed era in lizza, insomma, per accedere alla finale con un dossier corposo, Dai sogni ai segni, questo è il titolo, però di fatto è stata esclusa. La delusione in città è stata palpabile. Le parole del primo cittadino Franz Caruso, che ha detto: termina la corsa di Cosenza per accaparrarsi l'ambito titolo di Capitale della Cultura 2026, ma prosegue dritto e determinato il piano strategico della cultura che abbiamo messo in campo per la rinascita socioculturale ed economica di Cosenza e del suo territorio. Noi abbiamo sentito il consigliere delegato alla cultura del Comune di Cosenza, Antonietta Cozza, che ci spiega anche nel merito che cosa contiene questo dossier. Insomma, si sente, si avverte questa delusione anche nelle parole, una esclusione che anche noi riteniamo immeritata. Ma sentiamo le parole di Antonietta Cozza. Con oggi il nostro sogno, quel sogno che andava dal sogno ai segni, si è per un attimo interrotto. Non siamo, Cosenza non è tra le finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2026, come avevamo tanto sperato, desiderato, anche perché dietro il lavoro è stato impegnativo, costante, notevole, ha messo in moto le energie più belle, più intense di questa città. Però ci sta, la delusione sta nelle nostre corde, fa parte chiaramente della sensibilità dell'umanità, però è solo un punto di partenza. Non dobbiamo demordere, perché il nostro dossier ha degli elementi importanti, strategici. Noi lo abbiamo pensato come un piano strategico della cultura, dell'economia, del turismo, del mondo sociale, della rigenerazione urbana. Quindi ripartiamo dal nostro dossier, ripartiamo dagli elementi strategici che ci sono in quelle 60 pagine e ripartiamo nel ricostruire tutto ciò che di fatto stavamo già e stiamo già ricostruendo. Ci sono tanti tasselli già al posto giusto, ripartiamo da quelli e ricontinuiamo questo viaggio insieme. E vi lasciamo con l'atmosfera che sanno creare le liriche di Elisa Biasi, a cui lanciamo davvero un abbraccio e un saluto. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie come sempre regia a Luca Chito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Sola, nella solitudine della mia casa, ascolto il silenzio e le sue mille storie bisbigliate all'ombra. È come la superficie oleosa di un mare piatto e liscio, quello che è il colore plumbeo del cielo che si specchia nell'acqua,
immobile, prima della tempesta che lo squasserà. È un'atmosfera quasi di dolcezza. Uno spiraglio si apre per inebriarsi di luce. Fondersi con le cose è il mistero dell'uomo, l'incanto dell'essere. Una sirena solitaria, imprendibile, affascinante, dal canto malinconico, destinato a viaggiatori solitari che hanno abbandonato le loro case con la sola compagnia di una vita messa a repentaglio per un desiderio forte come una sete. E non servirà conoscere la sofferenza a far smettere questo amore.